Benvenuti amici di Eleusi e del Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca. Oggi facciamo tappa a Barbarano del Capo, dove a Torre Capece il nostro amico, il maestro Davide Picci, si esibirà per questo recital per chitarra sola. Benvenuto Davide, grazie di aver accettato l'invito anche a questa chiacchierata. Grazie a voi, salve a tutti. Salve Cristian. Ciao, ciao, ciao Davide, grazie di aver accettato intanto l'invito all'intervista, come ho detto, ma anche a prendere parte a questa edizione pilota. Davide rappresenta una delle personalità più importanti made in Salento, made in Capo di Leuca, quindi siamo orgogliosi di avere Davide nel nostro cartellone e siamo contenti, insomma, che un piccolo paese come Barbarano possa godere, come tutti gli altri comuni interessati, della bella musica che offre Leusi con questo festival. Davide, procedo subito chiedendoti qualche informazione sul repertorio che eseguirai. Innanzitutto grazie per i complimenti, Cristian. Il repertorio è un repertorio che in realtà si districa in un periodo, in un arco di tempo relativamente breve, che va dalla prima metà del XIX secolo alla seconda metà del XX secolo. È un repertorio che include autori come Miguelio Bett o Giulio Regondi, e Vicente Asensio e Agustín Barrios Mangore. E aprirò il concerto con tre canzoni popolari catalane di Miguelio Bett, che è una figura chiave nella storia della chitarra, perché ha, diciamo, introdotto lo strumento chitarra in una veste che noi riconosciamo come moderna, quindi dalla fine del XIX secolo. Ha dato alla chitarra quell'impronta che non ha mai più abbandonato. Poi proseguirò con Asensio, che è un autore della scuola nazionale spagnola, un po' figlio appunto di questo filone artistico, e suonerò di lui Collectis Intim, che è una serie di pezzi che trattano di situazioni, di stati d'animo. Quindi musica fortemente intimistica. E proseguirò poi con un piccolo pezzo di Barrios, che dal titolo molto eloquente, che è Confession. Quindi un po' rimaniamo in questo alone intimista. Poi passerò, anzi, dal pezzo di Joaquín Rodrigo, che avevo dimenticato di citare, che è La Toccata, è forse il pezzo più ad alto contenuto virtuosistico, scritto mai per chitarra, un pezzo rimasto nell'oblio, diciamo, per un secolo circa, ed è stato anche dallo stesso Rodrigo riadattato nel suo concerto d'estio, se non erro, per violino orchestra. E alla fine concluderò in realtà concluderò con Asensio, però appunto questo è un po' il programma che suonerò. Ecco, come nasce per te la passione per la musica e per la chitarra, poi in particolare? Cosa o chi ti ha avvicinato a questo mondo così vasto, delicato e non certo semplice da vivere? Ma in realtà si nasconde un po' una storia molto curiosa, perché la mia bomboniera di battesimo era una piccola chitarra a ferro battuto, quindi diciamo io ho sempre visto questo simbolo un po' in maniera molto affettuosa, e quindi poi ho chiesto in primis di voler suonare questo strumento all'età di 7 anni, e quindi praticamente ho studiato a Lecce presso la Scuola Harmonium, la Scuola Superiore di Musica, e poi mi sono diplomato come privatista a 18 anni con il maestro Gabriele Rubello presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari con la lode. Insomma, è stata una grandissima soddisfazione come privatista. E successivamente poi ho deciso di concludere comunque il biennio presso lo stesso conservatorio con il maestro Nando Di Modugno. Ad ottobre 2020 ho terminato. Quindi E successivamente poi sì, ho fatto un periodo di tirocinio con il progetto Erasmus presso il Conservatorio Generale di Bruxelles come assistente
del maestro Antigoni Goni, quella è stata un'esperienza anche molto intensa, molto formativa, nonostante la pandemia, ecco. Infatti, pandemia ci ha costretto a iniziare con qualche mese di ritardo, ma hai visto che cartellone poi è venuto fuori, eh? No, Come pensi? complimenti a voi, assolutamente, di cuore. È bello poter realizzare tutto questo e oltre a gente di ormai fama e di caratura artistica internazionale, avere anche giovani che ci arriveranno sicuramente, che vengono direttamente dalla nostra terra. Hai parlato di esperienze e di nomi che hanno rappresentato molto per te da un punto di vista didattico. Se dovessi dire invece al pubblico che ci segue l'esperienza, ecco, l'esperienza più bella che ricorderai con più affetto o più orgoglio. Sì, allora, vabbè, ne ho avute tante. Diciamo che quella che più mi porto nel cuore a livello un po' in questa carica affettiva è il primo concerto che ho tenuto da solista a 15 anni. Era un periodo particolare della mia vita in cui avevo cambiato maestro, in cui questo maestro, Gabriele Lubello, mi ha, e tuttora mi segue, mi ha cambiato totalmente, insomma, mi ha regalato questo futuro musicale, quindi io questo primo concerto me lo ricorderò sempre, insomma, questa è la più grande ricordo, ecco, più bel ricordo. È stato bello, ti approfitto per salutare, in quanto siamo stati colleghi nella nostra provincia, nei licei musicali della nostra provincia. Volevo adesso chiederti, faccio questa domanda a tutti i nostri ospiti perché mi interessa l'opinione degli artisti in merito. Tu pensi che la musica classica, chiamiamola musica colta, perché ormai in classica è un termine desueto e anche improprio, dovremmo iniziare noi a non utilizzarlo più. La musica colta, per abbracciare un pubblico più vasto, deve nelle persone, dei musicisti, fare qualcosa verso il pubblico o è un discorso esclusivamente di formazione anche scolastica della collettività che deve fare qualcosa perché si apprezzi appunto questo genere? Sicuramente l'educazione musicale quasi in età prenatale, cioè nel senso quasi in una fase appunto iniziale del bambino, dell'essere umano deve essere accompagnata, insomma ci deve essere un accompagnamento che porti l'individuo a poter comprendere, apprezzare, a godere di questa musica. Quindi sicuramente l'educazione scolastica è fondamentale da questo punto di vista. Poi ovviamente nell'ambito musicale classico ben vengano le figure un po' che abbiano appunto questa presenza scenica imponente, che appunto coinvolga quanta più gente possibile, che siano trasversalmente apprezzati, ecco, quelli sicuramente non guastano mai, però ecco, il ruolo della scuola deve essere di primaria importanza appunto nella formazione musicale dell'individuo, quindi assolutamente sì. Siamo d'accordo ed è questo che porta anche il comitato di Eleusi a organizzare un festival del genere, sensibilizzare non solo chi viene ad ascoltare il vivaio musicale che c'è, ma anche la gente del luogo a scoprire che cosa ha come patrimonio artistico e culturale. Questo festival. Approfitto di questa intervista per ricordarlo, mi perdonerai per qualche secondo, Davide. Nasce nel Capo di Leuca per il Capo di Leuca ed è giusto che artisti come Davide, che vengono da questa terra come noi, abbiano la possibilità di mostrare il frutto di una vita di studio, una vita di approfondimento artistico e culturale e didattico, ovviamente. A un musicista in erba, quindi a un ragazzo che decide di iniziare questo percorso e farlo come professione. Cosa ti senti di consigliare, Davide? Sicuramente di trovare un buon maestro, perché il maestro è essenziale, fondamentale,
Assolutamente, senza un buon maestro in questo campo non si può sperare di arrivare lontano e soprattutto di capire che comunque non avrà vita facile perché lo studio della musica è una pratica quotidiana di approfondimento, di dedizione profonda, quindi ecco, se non si hanno bene in chiaro questa visione molto appunto passionale, nel senso proprio etimologico del termine, ecco, sono molto ferrato su questo, forse un po' estremista, però ecco, questa è la mia visione. Questo consiglierei, direi ai giovani musicisti in erba, ecco, assolutamente. C'è un po' di difficoltà, direi, almeno insomma, un didatta di media qualità, quale mi reputo, c'è una difficoltà nel capire nei ragazzi che c'è bisogno di tanta pazienza, di un utilizzo del tempo diverso. C'è ormai una fretta congenita che non si riesce neanche più a giustificare quando si studia. Lo noto a volte anche nei nostri coetanei che hanno proprio una concezione della divisione del tempo nello studio dello strumento o della musica in generale che è molto cambiata rispetto a quando non avevamo a disposizione tutti questi mezzi di comunicazione. Forse per quanto siano un vantaggio, e questa intervista lo dimostra come tutte le interviste, a volte comportano anche qualche contro, non solo dei pro. Davide, è sempre piacevole intrattenere delle chiacchierate musicali con i nostri ospiti e non fa eccezione certamente questa. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti Grazie. ringraziamo ancora. Ti Grazie mille, ringraziamo. arrivederci, alla prossima. Salve, buonasera, salve. Arrivederci. Ci Arrivederci. congediamo con il pubblico ricordando che Davide sarà ospite a Barbarano presso Torre Capece, ore 21, il 29 di agosto. Ciao Davide. Ciao.